Benvenuti nel corso di preparazione per realizzare la cartapesta, offerto da Ilandia 7 di Jonathan Fama. Il procedimento per realizzare la cartapesta è un procedimento un po' complesso, ma alla fine semplicissimo da fare. Si prende un po' di carta, di giornale, solitamente di 5 fogli doppi, seguendo il senso della fibra che si strappa più facilmente. Si fanno dei piccoli pezzettini di carta, si fanno delle strisce, meglio sarebbe di 3 cm quadrati, comunque a occhio. Si mette in una pentola la carta e si ricopre di acqua facendola macerare almeno per 48 ore, 2 giorni. Una volta macerata, si mette in una pentola e si aggiungono 2 litri d'acqua. Si porta in ebollizione e la si fa bollire per 20 minuti, finché le fibre di carta non sono ammorbidite completamente. Infine si toglie dal fuoco e si tritura la carta in un robot da cucina, fino a ridurre il composto in poltiglia molto fine. Lascia raffreddare e si strizza con le mani l'impasto, scolando l'acqua in eccesso, non seccandola troppo. Porre la materia in una ciotola capiente e aggiungere 2 cucchiai di Vinavil o di più, poi mescolare. Aggiungere 2 cucchiai di gesso bianco in polvere, passandolo con un setaccio e mescolare. Aggiungere un cucchiaio di olio di lino e mescolare. Dopo aver mescolato, aggiungere 2 cucchiai di colla in polvere. Impastare con le mani per ottenere un impasto morbido tipo pizza. Farla asciugare per 2-3 giorni e le decorazioni finali solitamente è buono applicarle con vernice acrilica o smalto sintetico.